sia del provveditore come anche dell'ufficio per persona beata a dare spiegazioni circa sul numero delle missioni di ruolo e anche della situazione dei docenti inidonei. Quindi poi lì c'è stata una presa di posizione mia e di altri due, che siamo scesi in lotta facendo uno sciopero della fame. Da lì però ho capito quanto sia fragile, siano fragili tutte le istituzioni scolastiche e che la migliore forma di lotta sia l'informazione. Perché da lì iniziò un pellegrinaggio all'ufficio scolastico regionale di Palermo e una conoscenza della dottoressa Ottomonte, che è il direttore generale dell'ufficio. E da lì iniziò un vero e proprio rapporto anche insomma, non di amicizia, ma quasi con la stessa direttrice, e ottenendo degli ottimi risultati, strappando 58 posti in deroga per la provincia di Ragusa, che fu un miracolo. Un miracolo che poi abbiamo, insomma, e da lì poi è nato tutto un percorso di sindacalismo vario. L'informazione, io penso che sia la forma e l'arma vincente, però un'informazione sana, non bellica. La stessa informazione che noi abbiamo fatto con accanto i docenti idonei da qualche mese, anche ai palazzi, ai ministeri. Non ultimo è stato l'ultimo incontro che abbiamo avuto alla funzione pubblica, dove la dottoressa Barilla addirittura ci ringraziava per essere stata, insomma, per avergli spiegato la situazione dei docenti idonei, che per lei, cioè, non sapeva né che esistessero né che problematiche avessero. E grazie a questa informazione si è ottenuto lo stop, il congelamento della firma del decreto degli inidonei. Perché per lei era d'accordo, lei sarebbe stata d'accordo, qualora non fosse stata informata della situazione, a firmare, perché era un riempire dei voti in organico. Che si chiamassero docenti inidonei, che si chiamassero personale amministrativi in servizio da 12 anni presso lo Stato, nulla cambiava. Però grazie a un contatto continuo gli abbiamo fatto capire che l'irregolarità, l'illegalità di questo decreto, cosa che già era stato firmato da Profumo. Sempre sulla base delle informazioni, io sto facendo un percorso informativo con l'attuale assessore a Palermo. Noi abbiamo avuto un miracolo in Sicilia, grazie a Crocetta. Crocetta sta smantellando tutti i poteri forti negli assessorati. Il primo è quello nella formazione. Ha smantellato, innanzitutto ha licenziato tutti quei nominati dai partiti politici che lavoravano nell'assessorato, e in più ha trasferito tutti i dirigenti che si occupavano di formazione. Noi consideriamo che per la Sicilia la formazione era il bancomat sia dei partiti e sia dei poteri forti, no? Perché è un sistema che non è soggetto a rendicontazione, quindi tanto chiedi, tanto ti viene dato e punto. Ora si sta occupando di istruzione, abbiamo avuto diversi incontri con l'assessore, che è una ragazza in gamba, e con la quale stiamo cercando di cucire un rapporto continuativo, ma quasi di informazione, con lei, con la ragazza Scilabra, non è ancora dottoressa, con la signora Scilabra. Basato su che cosa? Innanzitutto quello di intervenire sulla salva precari, che non è un'elemosina, ma è quasi, cioè, però è un modo di intervenire
è un modo di intervenire a delle irregolarità scaturite dalla circolare di Cappetta che costringe i dirigenti scolastici a nominare da graduatore d'istituto. Eppure, come in Italia, anche in Sicilia, sta succedendo che persone che sono assistenti amministrativi, colleghi che sono in posizioni favorevoli in graduatoria, stanno a casa solo perché non hanno avuto il culo, scusatemi, di trovarsi nella graduatoria d'istituto, di quell'istituto che deve chiamare. E quindi abbiamo chiesto di intervenire per garantirci una salva precari giuridica, senza nessun bonus fiscale, economico, perché chi è nella salva precari gode pure di un assegno di indennità superiore a quello solito. E si sta attivando, abbiamo dato pure delle informazioni su quello che ha fatto, anche se non piace a tutti, Vendola in Puglia. È orribile, è orribile. Però quello è legato a dei progetti, ecco, è legato a dei progetti. Ma no, quello che chiediamo noi è soltanto la salvaguardia di un punteggio giuridico, e punto, basta. Nient'altro. E poi quello di mettere mano, anche perché sarà demandato ormai non più all'ufficio scolastico regionale ma all'assessorato, di mettere mano all'organico, quindi di aumentare l'organico di diritto in funzione delle necessità delle singole scuole. In Sicilia, non so se lo stesso succede in altre parti in altre regioni, che nella disponibilità del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ci sono dei posti che tiene lei nel cassetto e che sistematicamente ogni anno rilascia su richiesta di poteri politici dei partiti, oppure dietro scioperi della fame, scioperi, si attaccano alle ringhiere a fare show, a fare che ormai è umiliante, cioè basta. Cioè, abbiamo tutti 50 anni, abbiamo la dignità. Se tu, direttore generale, c'hai dei posti che puoi dare, che sono nel tuo capitolo di spesa, quindi sei nella possibilità di elargire, dalli subito. Per fortuna ormai con la nuova legge questa erogazione di posti, quindi di attenzionare all'organico, sarà pure dell'assessorato. Un'altra cosa che stiamo cercando è quello di far intervenire a Roma, e già da contatti che noi sappiamo che ci sono stati, di cambiare questo.